41, questi la Giordani. Questo è ancora il suo... Questo è stato fatto in restauro conservativo. Ah, ok. È stata tutta smontata, metà pulita e rifatto sempre le boccole perché erano consumate. Quando mancava... Niente, qua con l'inquadratura che così si vede anche... L'unica roba che mancava era il braccetto della ruota e una ruota. Il braccetto è stato ricostruito uguale all'altro, rifatto la ruota e rifatto il copertone. Qui conservativo. Questo è conservativo. Quindi il colore è ancora. Ancora il suo originale. Anni anche qua. 51. Quindi anni 50. 51. Dopo facciamo un giro. Ok, allora questo è un pezzo davvero interessante. Cominciamo dal cavalluccio o dal carrettino, perché tutti e due hanno avuto il loro piccolo cantiere. Sì, ma niente, qua sempre dopo si trova sempre tutti i ruggini, tutti da sistemare. E che la parte di carrozzeria sì, non è stata più tanto impegnativa perché ovviamente si è tante lamiere da addensare o le parti che va zingate che allora erano sbiancate, che più o meno le uguale si fa la vernice e dopo si smonta le varie parti usurate si fa le boccole. La parte più impegnativa è stato il cavallo qua perché era senza la testa, tutta rotta giù, e allora era un problema e allora è stato tutto tolta la pelle, diciamo, sì, perché... tagliato sotto, rifatto su tutta la testa con i rinforzi, messo tutto in linea e dopo ricucito tutto quel filo come che era prima, rimessa tutta la pelle, tutte le rifiniture qua, rifatto i zoccoli qua perché mancavano. E questa? Quella lei mantegnesta, lei è ancora quella sua originale. Quindi questa integra, integra non aveva necessità solo, solo pulita e basta, sì. E questo qua sarebbe un calessino che i bambini pedalava così e con le redini si teneva così, pedalava a destra e a sinistra, girava, infatti pedalava. Anni? Tu vai agli anni 60. Trova dopo qua tutto da rizzare, sistemare. Questa è una bici che diventerà ben altra cosa fra un po' di tempo. Eh sì, e qui anche qui smontaggio totale, sì, completo di ogni singola testa, perché te la smonta, te la drizza, te torna a rimettere su che casca tutto in linea, che sia tutto perfetto, perché quando che te la drizza la casca la do. E per la sella? La sella qua se trova di fare la copertina. Se trova a fare la copertina, questo sì. Capare di smontarla, sabbiarla, fare le parti che va cromate, quelle che va zingate, le parti in alluminio che viene lucidate. E così. Allora guarda, tieni acceso e ti sposti di là perché insieme andiamo da quello. Da che ha ancora bisogno di essere sistemato ha un lavoro finito? Questo è finito. Vai pure qui e raccontaci di questo lavoro qui. Questo è un vogatore degli anni 30. Questo è francese. Anni 30? Sì.
Sì, 90 europeani, allora, 90 anni ci sono tutti qua. E questo tutto smontato ho fatto fuori. Queste le ho rifatte. Legno? Legno. Allora guarda, vieni qua perché manopolo le impugnature legno. Si piani anche le viene. Qua anche il bambino si sedeva qua, con i piedi sinistra e destra. Sì. E con le mani per andare avanti. Quindi bisognava. Sì. Era un movimento. Sì. Così. Perché si chiama volatori? Perché se, c'è il movimento. Dei volatori che devi fare. Sì. E questo l'hai trovato tu da qualche parte? Ho operato su un mercatino. Sì. E anche questo l'era messo qua. Si trova così, qua ad esempio anche questo che lo sto facendo nuovo, che mette a posto, qua sta raddrizzato tutta la forcella, rifatto le bombole qua, i pedali, rifatto metà sella perché mancava, rifatto i supporti. Volevo quasi domandarti se c'è un settore, una parte che è più difficile delle altre da lavorarci, però il lavoro è talmente tanto che probabilmente non è che ci sia una zona meno difficile di altre da risistemare. È tutto un impegno uno. Sì. 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 Bene. Il primo lavoro è già così, viene così, adesso questo è ancora da finire di assemblare. Lo metto qua. E tutti fatti con i colori originali, non che mi inventa i colori, le tonalità, le precise identiche. Come che era all'epoca? E per la ricerca, per i colori, fai anche ricerche? Allora, per i colori, più o meno i colori sono quelli, sì. Però sotto trovi i colori, quelli, sì, quelli originali, dopo ci sono dei particolari, dei punti dove che una volta ritornavano. Sì, vabbè, sì. E si trova pure proprio la tonalità giusta, sì. E hai anche il gruppo su cui chiedi consiglio di collezionisti? E dopo, questo è un altro, questo è un particolare, questo è un altro, questo mi ha fatto questo colore qua, questa tonalità in mezzo, adesso devo fare il filetto verde qua, il filetto verde, questo viene sempre un triciclo della Giordani, si chiama un veloce, adesso non si vede niente perché è tutto smontato, la io qua ci sono le ruote, però è un altro pezzo che va della regola, è un altro bello, veloce, ma non questo è fatto proprio di suoi colori. Ah, quindi era così? Era così, e pensa a questi colori che fa un anno, ma questa ragione. Come mai? Perché non si trovava. Allora, ma non si trovava proprio? Non trovi la tonalità. La tonalità. Se puoi averlo fatto in qualsiasi colore, sì. Però mi so che era questo colore, averlo fatto in altro colore, ma non eri contento con me. Sì, anche perché dopo sarei stato a lasciarlo così. E allora trovai il colore giusto, me l'ha fatto abbassarlo. Il parco si è fatto i colori così un po'. Però guarda quello, con questi casi, questi disegni qua, era proprio fatti così. Trovai il seme di legno. E questo sarebbe nato un rubatore. Più o meno come quello, è più piccolo, sempre quello di più, vai, vai, vai. Prendiamo lì. Grazie. No? Sì, bene.
quello è il piccolo, quello più o meno che avevo visto. Allora, siccome qua lui si è fatto la Ferrari, adesso la facciamo vedere. Occhio qua, ecco, perfetto. Questa è quella da finire, questa è Lena Giordani, gli anni 62, 63. Adesso mancano ancora dei particolari e poi è finita. Sempre col colore originale, sempre con le rode sbiancate come allora. E tu, dopo... Sempre un bagare per mercatini anche là. Sì. Bisogna che quello che ti trova è tutte come particolari. Sì, certo. Tutte... Proprio te le smonti tutte, te le raddrizze, te le fai, e qua ho fatto i supporti dei videochi manchia del portapacchi, li ho fatti ricostruire da qui davanti. Riesci ad andare, non preoccuparti se vado un po' l'immagine, ma davanti la prendiamo davanti. Ti gira, te la gira. E così. Dopo devi trovare qua i copertoni, lì introvabili. Che manchi a tanto 5 persone, e ho fatto il pezzo, ce n'era uno che le... aspetti che si scappa, che manchi a... ah sì 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 sì, però se prendi il meter invece no, 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 vede qualche cosa con la gomma, vedo tutti gli anni la si distringe, no? Sì. E allora dopo le si crepa, perché viene qualcuno che ha fatto crepa, no, non fa niente, però sentite che mette su un altro tipo di eroe che mi ha ritrovato anche un'altra ruota, sempre della Giordani, però non è più larga, non te può montare all'importo, insomma. Invece con la riparazione così, te fanno quella riparazione, sì, si vede, non si vede, però ti mantieni Io la vedo perché me l'hai fatta vedere. Okay. Ok, dai. Te la posso fare? Dimmi, dimmi. Il pezzetto là, che lo abbiamo ora, passate di ricavà. Ah sì, dai, da dove? Un semiblocco che lei dove chiederà le battute delle balestre del camion. E da sta parte qua ho misurato e ho ricavato il pezzo che va, ho fatto costruire il pezzo che va ricavato preciso. Quindi camionisti di tutta Italia, non buttate via, non buttate via i pezzi di camion, prima passate qua che possa sempre tutto utile, non si sa mai, riciclabile, sì, ecco sì, perché a questo punto, ma che fanno tanto di riciclare, no? Allora noi adesso andiamo verso una conclusione, noi adesso andiamo verso una conclusione, per il momento premi stop e fra poi saluti. Che lei secondo me è un bel conservato. E anche qua un altro e conservato. Un altro conservato, addirittura con l'affinto cambio delle marce. Oltre che anche il mio preferito. Eh beh, a sto punto. Questo è un triciclo. Ah! Lilli Vagabondo. Lilli Vagabondo, questo è del 59. Originale, firmato e datato. Firmato sotto l'orecchio, vero? Questo è ancora da restaurare, comunque questo resterà così, non so che metà e fa di particolari. Allora, guarda, tieni l'inquadratura e vai pure indietro, che così andiamo a salutare i padroni di casa che ci hanno ospitati in questa occasione. Sì, fai un ultimo giro d'immagine. Aspetta che lì mi chiede però che no, dopo quella foto comunque. Mi sono accompagnatrice del marito. Allora, adesso ci ritroviamo qui di nuovo dove più o meno eravamo prima. Siamo stati ospiti di Alberto Cecchè, che ci ha fatto fare davvero un bel giro in mezzo alla sua passione, ai suoi lavori. Avete visto che a volte a un passo da casa, diciamo così, ci sono dei luoghi davvero curiosi. In questo caso
abbiamo voluto premiare tutta questa passione, tutto questo lavoro. Grazie ancora per questa possibilità. A voi un saluto e ci vediamo alle prossime occasioni, alle prossime puntate di Giù di Sella. Ciao! Ciao, grazie. Anche tu quelle te ol? Beh, se vogliamo provare a accenderla, perché prima era, almeno lì non riusciva a... Vabbè, proviamo. Aspetta che... Quando vuoi. Allora, qui... Va meglio accesa? Sì, lasciamola accesa. Vede benissimo anche così. Per non dentro lì lì perché ecco qua. Ok, questa parte è bellissima. Chi la mia, chi non te la mia vita? Che ti passi dal camion a... Dal camion a... alle bici. E questa qua è una foto che mi ha fatto 50 anni. Ah sì, l'Unione Artigiani, aspetta, la prima. Questa qua sì. E là c'è quel premio, guarda qua, questa qua, la prima, questo, la c'è nel 95, guarda qua, nel 2005 e nel 2015, ma che vero. Sono degli artigiani che aveva messi, aveva fatto un libretto. Questi? Chiedi che non aveva cavole, che te puoi su quel muro come quelle grande, sì. Perché non se lo vinesse il manubrio. Sì, perché quando tendeva a poiarla, forse che...